Matteo Turconi, secondo classificato al trofeo migliore, che gara è stata la tua? Ma la gara è stata bella nervosa, ci sono stati molti scatti, però la fuga non riusciva ad andare via, quanto c'erano rettilinei lunghi, quindi comunque il gruppo era favorito a rientrare. Poi l'ultimo giro sotto l'arrivo sapevo che andava puntata davanti la salita perché era molto stretta e breve. E sono riuscito quindi a puntarla davanti, solo che ho trovato Rossini che è stato più forte e mi ha battuto, però sono soddisfatto. Il tipo di percorso si addiceva alle tue caratteristiche? Io preferisco la salita dura e questo percorso era per lo più piatto, però comunque mi è piaciuto, soprattutto il finale. Il terreno bagnato, la pioggia in qualche maniera può aver influito sulla tua prestazione? Non credo, anche se io preferisco il caldo e l'asciutto, non mi trovo molto a mio agio con la pioggia, però alla fine non era forte come pioggia, non era molto bagnato, quindi non ha influito tanto. Prossime gare che ti vedranno protagonista? Correrò il 28 al Brinzio, che è anche campionato provinciale della provincia di Varese, e ci tengo a far bene. Poi avremo il 3 giugno, mi sembra, la crono a Romanengo, e il 4 la gara di casa, qui cioè non proprio di casa, però qui teniamo a far bene perché è a casa della mia DS e della Novara Orte in Piemonte. Un'ultima cosa, come sta andando la tua stagione? Ma sono spesso piazzato, mi manca il risultato, la vittoria che sto inseguendo, ma ce la farò.